comincia la stagione, ufficiale per Lecce e Cittadella. Comincia con i 32esimi di Coppa Italia. Comincia con questa sfida che si deve concludere questa sera. In caso di parità, dopo 90 minuti si va ai supplementari. In caso di ulteriore parità, saranno i calci di rigore a decidere chi passerà al turno ai 16esimi. Ci sarà la vincente di Torino, Palermo. Come vedete, stadio già con molte presenze anche in questa serata, circa 14.000 i biglietti, è quasi tutto pronto. L'arbitro Miele ha dato un'occhiata ai suoi assistenti. Primo pallone sarà del Cittadella, che gioca con la terza maglia, quella bianca, invece tradizionale, seppur nuova, casacca a strisce giallo-rosse per il Lecce. Cittadella, che è partito subito forte, altro pallone nel mezzo, prova ad allontanare il pericolo. Dermacu poi la botta, Falcone si oppone così su Luis Varela. Andiamo a rivedere l'appoggio di Antonucci, e subito il destro potente con immediatamente Falcone, che ha dovuto metterci una pezza. Subito un rischio, battuto corto il calcio d'angolo, altro pallone nel mezzo, allontana a fatica la difesa del Lecce, poi un'altra conclusione, questa volta di Danzi, ma più facile la presa per Falcone. Subito partito fortissimo il Cittadella, e allora si riparte con la rimessa in mano con Strefezza, che va alla conclusione. C'è la potenza, non la precisione, nessun problema per Castrati, che può controllare la traiettoria della botta del numero 27, Gabriel Strefezza, classe 97, brasiliano, dal 2021 al Lecce. Duello fisico con Blin. Il traversone interessante messo in mezzo da Branca, poi il tiro fuori di pochissimo. Ancora un'occasione, questa volta è stato Vita a calciare dalla distanza. Sisse con il petto, mette giù, aspetta l'inserimento di Francesco, poi tocca dietro però. Si riparte dalla corsia opposta, Gendré. Bistrovic prova la conclusione. Anche qui tanta potenza, non c'è però la precisione. Vuole subito Baroni il pallone in velocità per Gendré, si è perso qualche attimo, c'è Strefezza però che ne approfitta, può andare dentro Strefezza, può anche calciare. Ancora una volta non c'è la precisione. Fiammata del Lecce con Strefezza. Tensione anche sulle panchine con i due tecnici al limite delle loro aree tecniche. Qui si è ritagliato lo spazio per la conclusione. Ancora una volta non colpito benissimo però il pallone. Castrati sembrava comunque sulla traiettoria. Per Simone Branca, classe 92, dal 2018 al Cittadella. Esperienze per lui anche in Danimarca. Pallone allontanato dalla difesa. Il tentativo di Gallo dalla distanza. Palla che finisce fuori. Gallo. Pallone profondo, Perticone aggancia. Sisse cerca la giocata, l'imbucata per Bistrovic, non è male. Castrati però riesce a bloccare, a tenere il pallone in campo. Palla profonda per Asensio, di testa, di solito ci arriva sempre lui. Danzi in profondità per Lores Varela, un errore difensivo, Varela può calciare! Esterno della rete con Dermacu che va a terra, veramente si è fatto male. Grande opportunità. Qui Dermacu si ferma, probabilmente è un problema, forse ha colpito l'esterno, il palo esterno. Dermacu da qui non si vede, ma se non ha colpito il palo esterno poco ci manca. Grande chance ancora per l'uruguaiano Lores Varela. La pressione di Helgason, poi Bistrovic cerca la giocata interessante, a due passi dalla porta di Francesco si fa anticipare. Qui bravo Bistrovic, posizione regolare, a vuoto nel tentativo di chiusura è andato Cassandro, ma sullo stop non perfettissimo di Di Francesco è stato veloce, bravo Castrati, che ha rischiato grosso nel contatto. Strefezza,
prova centralmente con Bistrovic, poi Baschirotto, ancora Strefezza, Baschirotto, pallone per Sissé che può mettere in mezzo, doppio rimpallo, la palla resta lì, poi la gran botta di Bistrovic, non riesce a trovare lo specchio, da buona posizione vince il duello Antonucci, ma è anche finita così la partita, perlomeno i primi 45 minuti. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 tra Lecce e Cittadella. Al Via del Mare si riparte dallo 0-0 dei primi 45 minuti. Pallone questa volta sarà toccato dal Lecce, che attacca da destra verso sinistra. Si comincia. Cerca e trova Gallo che ha un po' di spazio, prova a verticalizzare, ha capito tutto però Danzi. Asensio di tacco per Lores Varela che prova il tira a giro con il sinistro, facile però per Falcone. Di nuovo Vita, Cassandro, c'è spazio per Vita che può crossare, va Sissé incontro, pallone morbido che rimane lì, deve uscire Falcone per toglierlo dal piede di Branco. Ancora lui, può rimettere in mezzo, cercare Asensio, palla che arriva da Antonucci, attaccato da Gallo, la rimette in mezzo anche lui, cerca la rovesciata Asensio, non è finita, la conclusione intercettata da Antonucci col pallone che finisce fuori, anzi forse era Lores Varela, rivediamo tutto, adesso il pubblico si fa sentire, Asensio a vuoto, poi tenta la rovesciata, è stato bravo Gendré a togliergli il pallone, poi sul tentativo di Donnarumma e Branca ad andare di testa. Gendré, Bistrovic, Baschirotto, Strefezza, lascia sul posto Donnarumma, alza la testa, la giocata nel mezzo, arriva Sissé, Di Francesco, poi ancora il tentativo di Di Francesco che si inserisce, poi mette in mezzo sul secondo palo dalla parte opposta, arriva Strefezza e la mette dentro per l'1-0 Lecce al 61esimo. Azione sicuramente confusa con però i due esterni che hanno fatto la differenza, Di Francesco da una parte, Strefezza dall'altra, a trovare la coordinazione per calciare di esterno e mettere il pallone alle spalle di Castrati. Qui Sissé cerca Di Francesco, il pallone arriva Helgason che colpisce in qualche modo, Di Francesco è il più lesto a infilarsi e poi al volo, una palla non semplice, riesce a calciare di esterno tenendola bassa e a metterla in porta per l'1-0 Lecce. Vediamo ancora l'incursione di Di Francesco e l'esterno di Strefezza. Colombo per Sissé che esce comunque tra gli applausi del pubblico e dei compagni. Ecco qua Gonzalez che prende il posto di Bistrovic. E poi Listowski che va a prendere il posto di Di Francesco. Buona la prestazione anche per Di Francesco. Prova Donnarumma a mettere in mezzo, pallone interessante, Carriero mette in mezzo Asensio, la palla finisce in rete. Tutto regolare nonostante il colpo che ha preso Asensio, non festeggia lui ex della partita, chiede scusa ai tifosi, ma è una gol, una rete pesantissima, un gol pesantissimo quello di Asensio, con Carriero che al primo pallone toccato regala un assist prezioso. Andiamo a rivedere tutto. Carriero qui cerca il tiro che diventa un assist, oppure proprio cercava l'assist. Devastante l'impatto con la partita di Carriero, ma bravissimo Asensio a sfruttare i suoi centimetri per andare a anticipare senza paura Falcone, riceve anche un pugno, lo vedete in faccia, la palla finisce in rete, bravissimo nell'anticipo. Beretta all'indietro, il tentativo violentissimo dalla distanza, la gran botta di Branca. Al 61esimo Strefezza, al 73esimo Asensio.
Ancora Cittadella, ancora con Asensio, fermato. Perde palla anche il Lecce, il pubblico si lamenta. Adesso però c'è una chance per Colombo, deve uscire Castrati. Fondamentale l'intervento del portiere albanese del Cittadella. Lo scambio con Branca. C'è Baschirotto da saltare, va fino in fondo, Donnarumma, salta Baschirotto, prova a mettere in mezzo, di tacco! Antonucci sfiora il palo, o forse lo colpisce proprio, una prodezza di Antonucci. Andiamo a rivedere se ha toccato o no il palo, forse l'ha solo sfiorato. È uscito di pochissimo, grande opportunità. Palla in avanti per Gonzales. Preferisce non affondare. Strefezza. C'è vicino Colombo, prova a calciare, strefezza, un po' egoista qui. Si era proposto anche Baschirotto, aveva sicuramente una soluzione. Scuote la testa e chiede scusa. È pronto Donnarumma a calciare. Dentro anche Perticone, Frare. Morbido sul secondo palo a cercare Frare che fa la sponda e Pavan di testa non riesce a schiacciare, palla altra sopra la traversa, buona opportunità per Pavan che trova Baschirotto, chiamato l'ennesima sgroppata. Davanti a lui Strefezza, gli lascia il pallone, Hjulmand lo vuole in mezzo al campo, a sinistra c'è Gallo, lo vede Hjulmand, pallone è un po' arretrato ma Gallo ci arriva, può mettere in mezzo, secondo palo per Baschirotto che arriva a cercare il gol qualificazione, ma non riesce ad essere preciso, come dall'altra parte non lo è stato Pavan. Due minuti. Li vediamo ancora. L'ottimo traversone di Gallo. L'ultima occasione forse per il Cittadella. Che avanza con Donnarumma, cerca il fondo, mette in mezzo la parata di Falcone. Sempre più vicini i supplementari. Gallo. E così è, triplice fischio. I 90 minuti non bastano per decidere chi dovrà affrontare la vincente di Torino e Palermo nei sedicesimi. Questi 32esimi di finale si decideranno i supplementari 1-1 dopo 90 minuti. Ecco la conferma del cambio. Dentro lui, fuori Cendre. Entra con numero 33 Arturo Calabresi. Nel Cittadella e si riparte, altri 30 minuti. Gallo, pallone per Strefezza, anticipato c'è Tunkara, potrebbe calciare, va la conclusione, ancora Tunkara, ancora via del mare come in campionato, festeggia così 2-1 Cittadella dopo due minuti dei tempi supplementari. Un gol pesantissimo quello di Mamadou Tunkara. Pallone recuperato, Pavan per Tunkara che calcia col sinistro, sorprendendo Falcone che si immaginava un tiro in diagonale. La palla va dalla parte opposta, non passa neanche troppo lontano da Falcone, ma si insacca. E Tunkara regala il vantaggio al Cittadella, che in questo momento è la squadra che andrà ai sedicesimi. Fuori Elkason e dentro Di Mariano. Entra con numero 10 Francesco Di Mariano. E adesso la punizione è sicuramente interessante. C'è Carriero vicino ad Antonucci. Va a calciare Carriero. Palla che non esce di moltissimo. Grande botta dopo l'assist per il gol di Asensio. Ci sono i saltatori ma non più tutti. E la gran botta ancora di Tunkara che la mette dentro per la doppietta al centesimo.
il super gol di Tunkara, che è stato devastante con il suo cresso in campo. 3-1 Cittadella. Qui bravissimo a coordinarsi Mamadou Tunkara. Gran gol, grande giocata. Giocatore di passaporto spagnolo di origini del Senegal. Hjulmand cerca l'imbucata per Colombo, che va a calciare e la mette dentro. Non si alza la bandierina, tutto da valutare. Ovviamente il VAR controllerà. Colombo. Nel 2021 ha giocato alla Cremonese e anche poi successivamente alla SPAL. Vediamo se da qui si capisce. Posizione al limite, posizione al limite. Bravissimo Colombo comunque a trovare il tocco in diagonale. Confermato il gol, partita riaperta, serviva l'episodio, l'ha trovato il Lecce e adesso nel secondo tempo supplementare può succedere di tutto. Sentite anche i tifosi come si fanno sentire. Al minuto 106 il gol di Colombo, posizione regolare, lo certifica questo fotogramma del VAR. Onside, in gioco, in cassaforte Colombo, però con una prodezza, l'aria aperta. Adesso ovviamente, come dicevamo, l'aspetto psicologico fa la differenza. Il Lecce ci crede e come. Adesso il Lecce ci prova a ripartire. Di Mariano, l'aggancio elegante con il destro, può rientrare, la finta, cerca il fondo, deve mettere in mezzo, lo fa, palla troppo alta, non è finita. Arriva Hjulmand che lascia però il pallone e allora allontana il Cittadella dopo il tentativo di Calabresi. Baschirotto di forza recupera il pallone, il boato di Via del Mare che accompagna il Lecce verso la rimonta. Serve un gol per allungare la partita ai rigori. Di Mariano, strefezza, gioco di qualità del Lecce a cercare ancora l'innesco per Colombo. Hjulmand, strefezza, guarda da questa parte, c'è Di Mariano, potrebbe anche calciare, cerca invece Gallo che può mettere in mezzo con il mancino, lo fa, palla interessante, Frare allontana, poi Hjulmand controlla, tutto fermo, fallo in attacco, calcio di punizione per il Cittadella. Hjulmand non ci crede e il pubblico non gradisce. Poi per un attimo Gonzalez, arriva però il solito Carriero che cerca la giocata per Beretta, esce Falcone, la prende lui. Baschirotto di prima, diventa buono il pallone per il tentativo del Lecce, ancora una grande chance con Di Mariano, doppio rimpallo su Castrati, pallone finisce fuori, sarà calcio d'angolo probabilmente. Grande chance per il Lecce, vicinissimo al pareggio. Strefezza dalla bandierina. Gallo, adesso è un assedio. Pallone nel mezzo. Prova di testa, Baschirotto. Ancora una volta. Palla che finisce fuori. Strefezza, la sua qualità per innescare ancora un'azione offensiva. Calabresi può mettere in mezzo, la finta. Palla sul sinistro, non calcia benissimo con quel piede, si vede. Hjulmand, pallone per Gallo, potrebbe calciare, mette in mezzo morbido, Castrati la prende, la blocca, si accartoccia e fa passare qualche altro secondo. Listowski in area di rigore, spalla alla porta, solo un minuto di recupero alla fine, protesta il pubblico, però c'è l'occasionissima per Colombo che a un centimetro dal palo fa sfilare il pallone. Rivediamo tutto, Di Mariano, sponda, Colombo, palla che veramente passa vicinissimo, colpisce male da questa inquadratura, passa un metro abbondante. Urlano che è finita la partita, il minuto è passato, arriva il fischio di Miele, il Cittadella ancora una volta fa festa a Via del Mare.
vince 3-2, va ai sedicesimi con la doppietta di Tuncarà, aveva aperto le marcature Strefezza, poi il pareggio di Asensio, si va ai supplementari, doppietta di Tuncarà, illusione con il gol di Colombo, ma alla fine passa il Cittadella.